Posso pressionare dei floppy disk, quindi una specie di emulatore di floppy disk. Adesso proveremo a caricare questo programma. Allora, per caricare da un dispositivo si utilizzava l'istruzione load. Load, tra virgolette, si metteva il nome del programma che volevo calcolare e poi virgola il numero del dispositivo. Per esempio, uno, il dispositivo 1 erano le cassette. Il dispositivo 8 è il floppy disk, quindi faccio invio. Lui adesso sta cercando, ok, l'ha trovato, per eseguire un programma. Quindi questo significa carica dal floppy disk il programma FB. Io devo fare, per eseguire il programma che ho caricato, devo fare run, ok? E lui adesso sta eseguendo il programma. Il programma che sta eseguendo è un programma che permette di caricare, diciamo, i programmi che stanno sulle schede SD. Quindi adesso vado a recuperare. Ok, questo qua, no, ok, questo qua è un finto floppy disk, cioè si chiama immagine di floppy disk che ho creato io al computer, dove ho caricato tutti i programmini che stanno in questa presentazione. Andiamo a caricare Guess Number, cioè indovina il numero, che è il programmino che vi ho fatto vedere. Lo carichiamo. E lui lo esegue, vedete? Quindi ha eseguito il programmino che sta là. Ora, amici, indovina il numero a cui sto pensando. Un numero da un accento. Quindi lui adesso ha pensato un numero da un accento e noi lo dobbiamo indovinare. Ora, ditemi voi che numero metto. 100? 20. Bene, mettiamo 20. Dice troppo grande, vuol dire che il numero a cui sta pensando è più piccolo di 20. 12. Mettiamo 12. Troppo piccolo. 15. 15. Troppo piccolo. Quindi è tra 15 e 17. 17. Troppo piccolo. 19. 18. Hai vinto. E ti dice il numero di tentativi che ci ho messo, 5. Poi ci dice, vuoi fare un'altra partita? Sì, no. Allora, facciamo no.